Non Performing Leasing Lab 2019, siamo con Gianfranco Menchi che è il CEO e l'amministratore quindi di Reunio, una delle principali aziende italiane di servizio nel mondo del leasing, e gli chiediamo come mai avete aderito a questa iniziativa. Abbiamo aderito a questa iniziativa con lo scopo fondamentale di farci conoscere, perché Reunio, anche se è una società consortile giovane, ma è di fatto composta da società che hanno un'attività nel campo da oltre 30 anni. Reunio è nata con lo scopo di creare un fronte più importante, più forte nella presentazione di quello che è un'attività di recupero, credito e recupero asset in termini a 360 gradi, quindi dando alle nostre committenti la possibilità di avere un servizio totale, globale, con i vantaggi fondamentali di tempistiche e di costi ridotti. Riteniamo che questo sia un palcoscenico per noi importante per farci conoscere, anche se molti già, per quello che riguarda le società che sono consorziate, sono conosciute, però Reunio ha tutte le condizioni e gli strumenti per presentare con forza un servizio su tutto il territorio nazionale. Bene, l'altra domanda che volevo farti, tu sei un uomo della gestione e del recupero, ci conosciamo da tanti anni, quindi l'hai visto evolversi, qual è lo stato di salute oggi di questo comparto, la gestione e il recupero nel mondo del leasing? È uno stato di salute un po' tutto da decifrare, perché si è passati da una situazione che per anni è stata molto stabile a un cambiamento, una rivoluzione totale di tutte quelle che sono le logiche anche nell'ambito del recupero del credito. Ritengo, per quello che ci riguarda, che l'attività complementare della gestione degli asset, parliamo sempre quindi nell'ambito del mondo leasing, è un'attività che ci ha dato senz'altro un vantaggio in più, in quanto noi riusciamo a, riusciamo a portare avanti un discorso complementare dove i costi, ed è un aspetto molto importante, i costi sono più senz'altro ridimensionati, e le tempistiche di gestione, quindi del credito legato anche ovviamente alla gestione degli asset, si riducono drasticamente, e questo vuol dire sostanzialmente risparmio di denaro. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie.